Buongiorno e buon lunedì 13 gennaio, lunedì 13 gennaio. Innanzitutto lasciatemi mandare un abbraccio, un caro e forte abbraccio sia a Zaniolo che a Demiral. Per quello che riguarda Demiral non si sanno ancora, non si conoscono ancora a fondo le sue condizioni dopo l'infortunio subito contro la Roma, ma invece purtroppo per Nicolò Zaniolo si tratta della rottura di un legamento del ginocchio, del legamento crociato del ginocchio con interessamento meniscale, quindi l'Italia, la Roma, il calcio italiano, gli appassionati di calcio italiani perdono quello che io ritengo il più forte giocatore italiano in questo momento. Senza tema di smentite, Nicolò Zaniolo. E quindi ho visto la partita, ho visto un infortunio, ho visto e ho capito il dolore del giocatore. Lasciatemi aprire questo video del lunedì mattina proprio con un omaggio, un abbraccio, un saluto a Nicolò Zaniolo. E ora veniamo al Milan. C'è un intreccione che riguarda il portiere Begovic. Perché? Ieri è venuto a Milano per le visite mediche, ma giocherà già contro la Spal. Perché mi pongo questa domanda? Contro la Spal mercoledì in Coppa Italia e forse anche contro l'Udinese alle 12:30 di domenica prossima. Perché? Gigio Donnarumma, sul finire della partita, ha accusato un problemino alla coscia. Ha finito la partita, si è mosso bene anche nel finale, ma vedevo delle titubanze, io ero vicino alla panchina, volevano capire che cosa fosse e sembra che abbia accusato un piccolo problema muscolare, niente di particolare, siamo nell'ordine dell'indurimento della contrattura. Già non avrebbe dovuto giocare, ci fosse stato Reina, non avrebbe dovuto giocare con la Spal perché il portiere del Coppa Italia è Pepe Reina, che però è già, ieri era già a vedere la partita disastrosa dell'Aston Villa che ha perso 6-1 contro il Manchester City e giocherà appunto per 6 mesi nell'Aston Villa. E allora? Donnarumma non credo che ce la faccia e forse era già previsto che non avrebbe giocato, ma l'avrebbe giocato visto che Pepe Reina non c'era. Quindi difficilmente, anzi secondo me non ci sarà contro la Spal. E bisogna vedere se smaltirà il problema muscolare anche prima del match contro l'Udinese. Quindi subito Begovic o Antonio Donnarumma, che già aveva regalato con le sue parate una straordinaria qualificazione contro l'Inter in Coppa Italia, quando da poche settimane c'era Gattuso sulla panchina. Begovic ha giocato, sono andato a controllare, ha giocato l'ultima partita contro l'Inter Baku. A proposito di Inter, contro l'Inter Baku nella Coppa di Azerbaijan, vittoria 1-0 all'andata e 3-1 il ritorno. L'ultima partita è giocata dunque il 20 di dicembre. Quindi ha continuato ad allenarsi con il Bournemouth e non hanno interrotto per la pausa natalizia. Quindi praticamente ha giocato l'ultima partita 2 settimane fa e sembra in buone condizioni. Ora ci si pone il problema se si vuole premiare Antonio Donnarumma. Poi però bisogna farlo giocare, nel caso non ce la facesse il fratello Gigio, anche contro l'Udinese. Ma se viene ritenuto Begovic il secondo portiere, chiaro che deve subito giocare per ritrovare la condizione, per ritrovare la condizione perché tutto sommato ha giocato l'ultima partita prima di Antonio Donnarumma che ha giocato l'ultima, forse un'amichevole l'estate scorsa. Quindi Begovic contro la Spal, Begovic possibile. Non lo so, non dico probabile, possibile anche contro l'Udinese. Quindi seguiremo l'evolversi della situazione. Non credo che ce la faccia già subito con la Spal e forse nemmeno con l'Udinese Gigio, sperando che smaltisca questo piccolo problema muscolare, ma essendo un problema muscolare di un giocatore dalla statura imponente, dalla fisicità imponente, va assolutamente rispettato questo muscolo e va rispettato e la sua condizione prima di buttarlo in campo. Quindi titolo Bekovic già contro
la SPAL e magari contro l'Udinese? Vedremo nei prossimi giorni. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo.